Salve a tutti ragazzi, sono Chiara della Tana di Mister X e adesso andremo al secondo scenario, il giovane della tribù Sheikah. Useremo principalmente Impa e si scopriranno alcune cose molto interessanti. Benissimo, qua stanno raccontando il riassunto che Zed è sparita e Impa e Link hanno provato a cercarla, ma non c'era nessuna traccia di lei. Impa è un personaggio abbastanza figo, bellissimo, la trovo stupenda. Una mia amica ha detto: Madonna, che figa! Mi ricorda molto Auron, l'Auron della situazione, seria, profonda, che sa quello che dice al momento giusto. E che ha uno spadone della Madonna che se ti prende ti piala in due. Ok. Qua hanno sentito che c'è una giovane ragazza che sta facendo un po' di casino. Però devono prima passare per le caverne di Holdin. Adesso vediamo un po'. Ok, campo di battaglia. Tempo limite 60. Un'ora, vabbè, ce la facciamo. Ok, queste sono le caverne di Holdin con un po' di ghiaccio, un po' di... Ah, vulcano, vabbè, scusate. Ok, andiamo a fare Mambasa! Ok, sconfiggiamo... Vedete che cazzo di mosse ha? Impa, Link farà adesso meglio, di sicuro andrà tutto bene! Speriamo, Proxy. Ok. Vedete la mappa com'è confusionaria? Io quando l'ho fatto ero così. No, è troppo lungo. L'uscita è da quella parte. Ciò significa che dovremo passare da nord. Ma io faccio casino. I soldati di Hyrule ci hanno preceduto. Impa, dobbiamo seguirli. Va bene. Ma prima dobbiamo far casino, conquistare un po' di presidi, se no questi ci fanno fuori. I soldati di Hyrule sono in difficoltà. Spacchiamo il muro. Ok. Calmini, che Chiara fa tutto. Uccidiamo sti cosi che erano presenti nell'Ocarina of Time. No, quelli con i cappucciati non mi sembra. Sono una versione un po' nuova. Invece quelli, gli scheletri apparivano dopo la notte. Allo scoccare della notte arrivavano e tu facevi paura, entravi in acqua e loro non ti seguivano. E questi sono dei Big Po. Sì. Allora, ok, stanno arrivando anche dei demoni, che culo. Io vorrei conquistare un po' di presidi però, eh. Ce la possiamo fare, vero? Sì. Impa, quello deve essere il covo dei demoni. E calmino. Però io voglio distruggere. Ok, di qua. Vabbè, dai, andiamo. Tuk. Andiamo, se no mi rompono le palle. Ok. Vaffanculo. Ho sbagliato porta. Porca miseria. Ah, che aiuto, aiuto, aiuto. Sì, guardate che mosse bellissime che fa. Bella, bella. 31 KO. Grande. Benissimo. Capo avamposto, andiamo a conquistare un po' di avamposti, va? Ok. Qua non si può salire, ragazzi. Ho fatto una cazzata io. Mi farò un giro lungo. Ho fatto una mega bomba! Che balle però, eh. No, eh. Niente. Facciamoci il giro dall'altra parte. Link ha raggiunto il capitano di Hyrule. Fatto una risata stupida. Grazie, ci hai salvato. Scusate per l'attesa, Impa era proprio dietro di noi. A quest'ora... Ah, quindi ora potete star tranquilli. Sì. Se non c'è Impa... Qua Link era già messo male. A parte che io sto facendo tutto il lavoro vostro. E quindi non mi dovete rompere le balle. Abbiate pazienza. Sto litigando con il gioco, eh. Ok. Oh Madonna, quanti ce ne sono?
Va bene, dai, ignoriamoli per adesso. Poi farò distruzione conquista. Ok, oh, Madonna, sti cazzo di Big Wo. Bisognava. Alcuni bisognava ucciderli a cavallo, sti maledetti. E poi bisognava prendere quella bottiglietta. Sconfitta. Ah, ha un morale migliorato. Questa roccia che blocca la strada, non possiamo andare avanti. Benissimo. Non c'è un modo per distruggere questa roccia? Vediamo, Proxy. Vediamo dove possiamo tirare fuori qualcosa. Orda misteriosa apparsa. E la Madonna, quanti. Rompipalle. A quanto pare siete riusciti ad entrare, ma questa caverna sarà la vostra tomba. Shaman. Madonna, ma state buono. Oh. Mi starotte buono perché sennò ti faccio il sedere grosso quanto un dodongo. Ok, io direi di conquistare questo presidio roccioso. No, eh? No, vado avanti, ignoro, va bene. Ok, ci aiutano anche i Goron. Meno male. Siete utili solo a questo. Benissimo. Madonna quanti. Sono apparsi. Ok. Ha invocato Radiomina. Scorta la Radiomina verso la roccia. Bene. Eccola qui la Radiomina. Guardate che bella. È grande la Radiomina. Ma è proprio bella, c'era un video su YouTube dove c'era Link che usava la radiomina e faceva cagate e si faceva male. Io ridevo come una cretina, era fatto tipo in flash, era stupendo, non lo trovo più, ma io l'ho amato quel video nella mia, non si può dire, vita quotidiana di YouTube, che è una cosa brutta da dire, ma al tempo, quando avevo 17 anni, me lo vedevo e ridevo. Non lo trovo più quel video, era bellissimo. Sì. Dov'è la radiomina? Mi sta seguendo almeno. Vediamo, è ancora lì. È un po' brutta la parte delle radiomine perché sono molto lente. Ok, vedete. Ok, dai, su, distruzione. Dai, stupidi scheletrini. Sì, ma i Goron dicevano di aiutarmi, ma sono ancora indietro, eh. Inutili. Ma io i Goron non li sopporto, li ammazzerei tutti. Ma proprio non mi piacciono. Non mi piacciono proprio, Madonna. Dove sono i Goron? Mannaggia loro. Fantastico, continua così. Va benissimo. Zang. Dai, Radiomina. Oh, bombe. Ok, la radiomina mi sta seguendo per fortuna, eh. Madonna quanti ce ne sono. È bello sto gioco, mi sono divertita tanto. Ok, eccola qui la radiomina. Era proprio dietro di me. Ok. Benissimo. Oh Madonna. No, no, è lucertolone. Qua io li odio. Sono carini ma li odio. No. Non mi ricordo bene se hanno iniziato a sputare fuoco dall'ocarina o dallo Skyward. Ora non me lo ricordo bene. Dai, su. Facciamo spazio alla radiomina, poverina. E bisognerebbe conquistare tutti i piazzali, come li chiamo io. Però devo vedere se riesco. Un po' difficile fare tutto qui, perché ti appaiono sempre le cose al momento sbagliato. Ok, dove sono gli altri balordi? Poverina la radiomina. Vuole entrare? Non mi distruggete la radiomina. Non vi permettete mai più. Maledetti. Oh, la Madonna. Ok, il capo del presidio è apparso. Vabbè, sto cretino. Lo facciamo fuori subito, senza problemi. Ok, armata di aereo, ho conquistato la piazza ovest. Sì,
muoviti però, Radiomina, muoviti. Non è... Ottimo, ora la Radiomina può raggiungere il macigno. Va bene, Proxy, sì, Proxy. Ha ripreso la marcia. Dai, 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 è qua vicino. Ok, facciamo boom. Boom! Oh, che bello! Missione completata! Hai distrutto la roccia! Evviva! E ora? Ottimo lavoro, Impa! Ora possiamo procedere! Sì, eh. Benissimo. Allora, forza, raggiungiamo in fretta l'uscita. Va bene. Filmato. Eccoli lì, che belli, eh. Ok. Sembrano essere mezzo ai guai, però improvvisamente si sente la melodia stupenda. Eccola lì. Benissimo. Che bella. La principessa non è morta. Presto la incontrerete sul vostro eroico cammino. Potete chiamarmi Sheik. Questo nome deriva dalla tribù Sheikhan, da secoli è al servizio del regno di Hyrule. La tribù Sheikha? Non è possibile! Possiamo parlare con calma una volta usciti da qui. Per adesso, combatterò insieme a voi. Sì, dai, non far cazzate, Sheik. Mannaggia, Sheik! Tanto sappiamo tutti chi è Sheik, chi avrà giocato agli Zelda, ma sto zitta. Sto zitta per non riservarvi la sorpresa, anche se sì, uno può immaginarsi. L'assalto del nemico impetuoso, forse dobbiamo andare avanti a tutti i costi. Io non capisco tutta sta scenata, che alla fine fate cagate lo stesso. Capo avamposto, distruggiamo, conquistiamo tutto, dobbiamo fare razzia di tutti senza prigionieri. Benissimo. Schifosi, io li odio. Ok, 900k ho fatto, brava Chiara. Allora quanti? Oh, ma siete troppi. Facciamo fare un'esplosione. Adesso andiamo avanti per battere. Mi sembra che c'era un boss, Shaman forse. No, Shaman non moriva qui. No, Shaman appariva nel prossimo scenario, se non erro. Qui non mi ricordo cosa sei. Non mi ricordo proprio chi c'è, forse Alizal Foss si chiamano sti stronzi, bene. Ah, ecco una radiomina. Bene, bene, bene. Ok, si aprirà se conquistiamo questo presidio? Sì, però io sono da tutt'altra parte. Ah no, sono nella parte giusta, bene. Ho sconfitto 1000 nemici! Sì! Non ci posso credere! E sto Impa, sa far di tutto. Sa fare da balia, sa fare da soldato, sa fare di tutto Impa. Impa è la mamma che vogliono tutti. Oh, bello, uno scrigno e prendi il tesoro. Benissimo, va. Prendiamo due cazzo di tesoro. Aspettate che mi sto perdendo. Ah, eccolo qui. Aia. Riesco, aiuto, dovete premere A per aprirlo, ma è un casino. Ok. Turu 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 turu
Va bene. È carina, Impa, è dolcissima. Wow, ci sarà sicuramente qualcosa di interessante lì dentro, ovvio. Oh, abbiamo conquistato il presidio, ma la porta sud non si apre. Non è strano? Ovvio. La porta è aperta, ok. Non possono scappare da questa parte, schiacciamoli tutti come insetti, stregone. I nemici sono usciti dalle caverne. Forse il signore delle caverne si nasconde là dentro. Cerca e sconfiggi il signore delle caverne. Se sconfiggiamo il signore delle caverne potremo andare avanti. Andiamo a cercarlo, bene.
Piazza Ove sta per cadere. Vabbè, cadrà. Ok, la caverna del cristallo è aperta. Ok. Impa, lascia che Link si occupi del presidio. Lo proteggerà ad ogni costo. Ci spero. Quando c'è Link, sì, fa il suo dovere, però... Lasciamo stare. Shake sta zitta, per favore. È un po' ambiguo che ti chiamano giovane, il giovane al maschile, siccome ho ufficializzato che Shake è donna, per ovvi motivi. Dov'è il capo avamposto? Dai, dovrebbe apparire. Oh. Ok, dovrebbe essere apparso. Dov'è, dov'è, dov'è? Eccolo qui, il ballerino. È un ballerino quando camminano. Oh, alleluia! Uno scrignetto! Ok, andiamo a vedere. Il nemico ci sa fare. Arciroccia, sta zitto. Ah, rupie! Benissimo. Non ho mai fatto così tante rupie nella mia vita. Ok. Benissimo. L'area Piazza Nord rischia di cadere. Hai trovato il signore delle caverne. Dove cazzo è? Questo demone ha qualcosa di sospetto. Impa è il signore delle caverne. Megapo. Dobbiamo sconfiggerlo. Possiamo farcela. Benissimo. No, dobbiamo... È un po' duro questo, ragazzi. Oh, bello, eh. Tardo. Oh, morto e affondato. Signore delle caverne ha perso. No, sarà meglio per lui che deve morire, perire e tutto il resto. Un campo avamposto, distruggiamolo. Sapevo che ce l'avessi fatta. Adesso possiamo uscire. Sì, ma io voglio. Ok, Shake, non far cazzate. C'è rimasta male, Shake. Vabbè. No, i macigni bloccano di nuovo la strada. Indovina chi è che si deve fare il culo a portare la radiomina. Il capitano Goron è in campo. È di nuovo il nostro turno. Bene. Perfetto! Ecco una bella radiomina. Va bene, eh. Due rocce, ma la potenza non basterà. Bene. Cerca la radiomina. È qui la radiomina! Ma è qui! Vabbè. Io ero così. Ma è qui la radiomina! Chi è che si sta lamentando? Mannaggia voi. Dai, su. No, non vi piace sta radiomina, no, Affanculo. Ma pensa a te, va. Hai trovato una radiomina? Non capisco il senso, ne avevo trovata una, ma gli piacevano questi, va bene. Proprio quella, l'hai trovata, Arciroccia. Adesso potremmo distruggere le rocce. Sta zitto, non ti sopporto. Vabbè, sconfiggi qua i nemici del presidio. Sì, ve li spacco tutti io. Oh, il capo presidio! Mio, 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 mio! Sì, però Shake, sei inutile quanto una ciabatta rotta. Abbi pazienza, sei fortissima nello Smash Bros, ma... Ma qui stai rompendo un po' le balle, eh. Siete tutti pronti? Andiamo! Sì, ok. Chissà cosa succede se si spaccano le radiomine. Ah ah, stupido stregone, mi è simpatico, non so come mai. Oh. Ah 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 ah!
romanzo. È dolcissimo, a suo modo. Dai. Voi Goro siete davvero inutili, eh. Madonna mia. Che palle sti Goron. Non sopporto. Poi uno si deve mettere a proteggere mezzo mondo. Vaffanculo, va. Siete inutili, neanche a portarvi radiomine in più. Siccome siete forti di potenza, in teoria dovrete prenderne di più, eh. Vaffanculo, va. Goron di merda. Ragazzi, scusate, ma io i Goron li odio da morire, non li sopporto. Cioè, tra le razze più inutili del mondo, i Goron sono quelli che proprio mi stanno sulle balle a non finire. Ok. 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 E una esplosa. Ora ci manca la seconda, che dovrebbe essere qua indietro. Madonna mia, quanto sono inutili. Rotolano. Ok, la prima ce l'ha fatta. Dobbiamo fare la seconda, che non so. È lì, è lì, è lì. Va bene, adesso andiamo. Senza problemi, senza paura. Ok. Ok. Vabbè, non è che posso pensare a tutto qui, eh. Ah, c'era anche un mazzo da distruggere. Shaman. Oddio, che male. Bellissimo Shaman. Aia. Ho visto nei gameplay che è abbastanza lento come personaggio da usare. Sì, perché si possono usare tutti i personaggi poi, non so in quale modalità, però vediamo poi appena finisco il gioco cosa si può fare. Hai sconfitto Shaman? Ma sarà meglio per me. Ok. Chi c'è lì? Olè, Zank! Benissimo, distruzione! Ok. Sì, ce la facciamo, ce la facciamo. Ancora questo Big Po. Ah, due ce ne sono, che culo! Evoca fantasmi. Ah, ce l'ha fatta! Anche senza di me. Abbiamo aperto la strada! Missione completata, ragazzi! Hai distrutto le due rocce! Sì! Abbiamo sconfitto gli stronzoni! Sì! No, non sono i miei amici Goron! Non li sono... proprio non lo sono minimamente, mi fanno schifo! Ma non per... Ma mi fanno veramente schifo i Goron! Potete andarvene, ciao, bruciate nella lava! Mi daranno della razzista dei Goron! Ma io Goron non li sopporto! Oh! Siamo usciti! Che bello! Link, sbrigati! Uscite da questa parte! Link dov'è? Dove cazzo? Link, muoviti! Hai superato le caverne! Sì! Ora possiamo andare alla foresta di Pirore e incontrare quella donna di cui tutti parlano! Speriamo che si tratti della principessa Zelda! No, si tratta di un personaggio ancora più dolce e carino! Vittoria! Bene, ce l'abbiamo fatta, dai. Non è stato neanche tanto pesante da digerire questo livello. È quello, quello quando devi sconfiggere Darune, è un casino. Tan ta 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 ta. Ok, ragazzi, vi saluto e alla prossima.